Benvenuti in questo primo video analisi dedicato a Kunitsugami Path of the Goddess. Kunitsugami è l'ultimo gioco annunciato da Capcom durante l'Xbox Showcase 2023, da molti inizialmente scambiato per un nuovo Onimusha. Come possiamo leggere dal comunicato ufficiale, il gioco sarà sviluppato dalla Division 1, divisione solitamente assegnata a serie come Resident Evil e Devil May Cry. Il director sarà Shuichi Kawata, che debuttò nello stesso ruolo nel 2019 con Shin Sekai Into the Depths. Il titolo originale giapponese è Kami Kunitsugami. Il termine Kami è comunemente utilizzato per indicare una divinità o un'entità soprannaturale. Gami indica invece una divinità femminile. La parola Kunitsu si può tradurre con della terra, del territorio o dei campi. Questo termine veniva utilizzato nello shintoismo antico per indicare le divinità che abitano il piano e terreno dell'esistenza, in contrapposizione alle Amazukami che risiedono nell'alto dei cieli. Possiamo quindi tradurre il titolo con Kami, la dea della terra. Il sito ufficiale si apre con la frase: "La nuova storia del Kami ti attende". Non sappiamo ancora se Path of the Goddess si porrà in continuità con altri universi videoludici. La descrizione del gioco recita: Kunitsugami Path of the Goddess è un nuovo titolo che segue la tradizione di Capcom nel creare opere originali e innovative. Questo lavoro, sviluppato con tanta passione, segue le orme di titoli davvero unici come Okami e Shin Sekai Into the Depths. Esplora un mondo incredibile in cui l'estetica tradizionale giapponese prende vita grazie alla potenza di Re-Engine. Goditi un'esperienza di gioco unica che fonde azione e strategia. Assisti a uno scontro epico tra il regno degli spiriti e i comuni mortali. Il sito inoltre specifica che il gioco sarà un'esperienza single player. Qui possiamo leggere l'antefatto della trama. Questa montagna sacra è stata corrotta dalle persone che la abitano. La corruzione si diffonde e si manifesta fisicamente, con creature ripugnanti chiamate le Furie. La sacerdotessa della pietra spirituale è pronta a compiere un rito di purificazione, ma ha bisogno di una guida che liberi il suo cammino. Ma passiamo ora all'analisi del trailer. La sacerdotessa prega davanti alla statua di una divinità. Una delle immagini promozionali rilasciate da Capcom riporta quelle che verosimilmente sono le parole della sua preghiera. Possiamo tradurle come segue: "O Kami di questa terra, ho ricevuto la luce. Il mondo degli uomini ha profanato il suolo che calpesta. Una voce piange nell'oscurità." Tutto questo vi ricorda qualcosa? Dietro alla statua è presente un emblema. Tenetelo a mente perché ci torneremo più avanti. La piaga si diffonde verso la cima della montagna. Vediamo un tori, portale giapponese che indica l'accesso a templi e luoghi sacri, mentre viene corrotto da mani demoniache. Sul sentiero notiamo anche due piante umanoidi. Passiamo ad un villaggio completamente infestato. Possiamo scorgere tre bozzoli, la cui forma ricorda vagamente le statue buddiste Jizo, protettrici dei bambini, dei viandanti e dei sentieri nel bosco. Al loro interno sono imprigionati gli abitanti del villaggio, come scopriremo da qui a poco. Vediamo una prima transizione dall'effetto caleidoscopico. Ritroviamo la nostra sacerdotessa, questa volta su un sentiero. Finalmente introdotto il nostro protagonista. Non sappiamo se sia maschio o femmina. Uno spadaccino coloratissimo che sembra uscito da un acquerello di Yoshitaka Amano. Il design dell'armatura presenta richiami al loto e al pavone, elementi presenti nell'iconografia shintoista. Sulla sua lama notiamo delle striature di colore rosa, caratteristica che permette alla spada di manifestare delle stelle filanti di carta zigzagate deteshide, tipiche delle Goei, bacchette magiche utilizzate per la purificazione durante i rituali shintoisti. Finalmente vediamo il personaggio principale purificare un abitante del villaggio, liberandolo da uno dei bozzoli visti in precedenza. Pare che il personaggio principale abbia il potere di assegnare una maschera ad ogni abitante che libera, come vediamo in questo fotogramma. Ogni maschera è collegata a una classe di supporto specifica: arciere, lanciere e portatore d'ascia. In questa sequenza ritroviamo l'emblema con le piume di pavone visto alle spalle della statua di inizio trailer, nonché logo del gioco stesso. Questo potrebbe confermare che il protagonista sia il Kami, la dea invocata dalla sacerdotessa, o come minimo un suo araldo. Seconda transizione, caleidoscopica. Un portale completamente corrotto ha assunto la forma di un enorme demone. La sua cassa toracica si apre, diventando un portale per il regno degli spiriti. Da esso fuoriescono dei nemici dalla lunga lingua. Ora vediamo la sacerdotessa al sicuro dietro una barriera. Un'orda di nemici cerca di fare breccia. Un portatore d'ascia è bloccato dal lato sbagliato del portale mentre viene sopraffatto dagli attacchi nemici. Dal cancello esce una nuova tipologia di nemico elite, uno sciamano in grado di potenziare i nemici circostanti.
Uno spettro vola attraverso la scena. Se rallentiamo il video possiamo notare gli accessi a diversi sentieri. Questo potrebbe essere un indizio sulla struttura della mappa di gioco. Non è da escludere, quindi, una possibile componente roguelike. L'aspetto strategico del gioco probabilmente consisterà nel saper scegliere il giusto percorso verso la cima della montagna, facendosi strada tra i nemici ed assegnando agli alleati le classi più adatte a seconda della circostanza. Diamo quindi una prima occhiata ad un boss, terza transizione caleidoscopica. Passiamo finalmente all'azione. Il combattimento sembra estremamente fluido, in puro stile hack and slash. Le scie lasciate dai fendenti richiamano l'effetto caleidoscopico delle transizioni viste in precedenza. I membri del party supportano il giocatore dai margini dell'arena, controllati dall'intelligenza artificiale. Il personaggio principale attiva un'abilità ad aria. Le stelle filanti sulla spada questa volta sono di colore verde. L'abilità conferisce un buff agli alleati prima di un attacco in salto decisivo contro il boss. Si alternano quindi immagini della sacerdotessa, gli alleati e gli abitanti mentre danzano. Il portale è stato finalmente purificato e riportato alla normalità. E questo è quanto. Queste erano tutte le informazioni che abbiamo sul gioco, almeno per ora. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale ed attiva la campanella. Alla prossima!